Grazie, e ora diamo la parola con grande piacere a Lorenzo Guerini, vice segretario del Partito Democratico. Il ruolo a disposizione, lo sai, insomma, non l'ho mai cercato e devo dire che lo vivo con tanto disagio e con la consapevolezza dei miei limiti e della mia inadeguatezza che cerco di superare dentro una dimensione collettiva dell'impegno e dentro un lavoro comune che stiamo cercando di realizzare in questa grande sfida che è di fronte a noi, la sfida del governo del Paese, una sfida importante, impegnativa sotto il profilo dell'ambizione che ci siamo dati e dell'ambizione che ci è stata consegnata dal voto del 25 maggio. È una sfida che richiama tutti noi come militanti, dirigenti del Partito Democratico a tutti i livelli ad essere all'altezza di quell'ambizione, essere all'altezza negli obiettivi che ci prefiggiamo, essere all'altezza nelle modalità con cui cerchiamo di cogliere quegli obiettivi, essere all'altezza per le modalità con cui viviamo la nostra comune appartenenza dentro appunto un mondo che è profondamente cambiato e in cui i tratti del cambiamento li percepiamo ma non li possediamo ancora tutti, in cui il destino del nostro paese si incrocia con un destino più ampio, in cui le partite decisive vengono giocate sulle scelte che realizziamo a livello nazionale, ma anche sulla capacità che abbiamo di portare le nostre posizioni dentro le dinamiche delle relazioni, dei processi decisionali europei. Insomma, credo che abbiamo davvero di fronte a noi un'ambizione e una sfida titanica da far tremare i polsi, che necessita di un partito che sia in grado di meritarsi quel 40,8%, che capisca che in quel 40,8% su di noi è collocata una grande responsabilità e che sia appunto degno di avere questa responsabilità. Allora, innanzitutto un ringraziamento per questa iniziativa, ma soprattutto per le modalità con cui questa iniziativa viene realizzata, cioè fornire una sede, un momento, una giornata di riflessione, di discussione, cercando di invitarci ad alzare lo sguardo dalle nostre contingenze e anzi di aiutarci a comprendere che le nostre contingenze, anche i passaggi difficili che abbiamo di fronte a noi, li possiamo presidiare più efficacemente dentro uno sguardo che alza la propria vista verso un orizzonte più alto, l'orizzonte dei grandi cambiamenti, l'orizzonte delle grandi questioni che riguardano le nostre società, l'orizzonte del riappropriarci di tematiche, di problemi che qualche volta abbiamo dimenticato, che non sono quelli che ci fanno vincere le elezioni, ma che sono quelli che invece danno il senso di una forza, di essere la maggior forza della sinistra del nostro paese e oggi la maggior forza della sinistra europea, di declinare nel nostro agire e nell'impegno di governo che abbiamo quelle parole di equità, di giustizia, di attenzione agli ultimi, di costruzione di coesione sociale, di attenzione alla comunità, di costruzione di comunità che spesso abbiamo dimenticato e che abbiamo ritenuto, come dire, non moderno portarle nel dibattito politico e intestarcele fino in fondo. Dobbiamo recuperare invece, io credo, quella missione, la missione che è affidata alla sinistra, è la missione che è affidata a una sinistra moderna come quella che vogliamo realizzare, e l'incontro di oggi io credo che da questo punto di vista sia davvero indicativo di un orizzonte di lavoro importante che vogliamo realizzare ed è indicativo anche, io credo, di come vogliamo immaginare il nostro dibattito interno come Partito Democratico come un elemento di ricchezza, come un elemento che rende più forte il nostro agire, rende più efficace il nostro lavoro, rende più capace la nostra forza di essere rappresentativa di quel 40,8%, ci aiuta a metterci in sintonia
con quell'elettorato che ci ha votato. Non abbiamo ancora capito bene chi ci ha votato, perché è un elettorato che è profondamente modificato in entrata e in uscita, ed è un elettorato che ci ha consegnato domande diverse, le domande del cambiamento, ma nel contempo anche le domande legate ad una speranza di una forza di sinistra di essere capace di intestarsi quelle battaglie che richiamavo prima. Una domande di blocchi differenti che è difficile leggere insieme. Per la prima volta, io sono di questa terra, insomma, ho fatto qua tanti convegni quando ho avuto responsabilità amministrative da sindaco della mia piccola città e poi anche da presidente dell'ANCI regionale, e qua però insomma le vittorie del centro-sinistra erano episodi. In alcuni casi io mi sono trovato in una stagione non troppo antica, non troppo lontana, a essere l'unico sindaco di un capoluogo di provincia lombarda di centrosinistra. In alcune occasioni mi sono trovato tutte le province di centrodestra, tutti i sindaci di capoluogo di provincia di centrodestra, e quando facevamo le riunioni in regione, a un certo punto il presidente della regione, anche con un po' così di ironia, diceva: vabbè, adesso facciamo parlare Guerini, perché insomma qualcuno deve pur portare la voce del centrosinistra. È cambiato molto, ma non semplicemente perché oggi governiamo tante città, ma perché per la prima volta qua in queste regioni un blocco sociale che era, come dire, indifferente a tutto ciò che gli accadeva intorno e che aveva comunque delle dinamiche di cambiamento, anche di crisi del centrodestra profonde che in questa regione ha avuto dal punto di vista morale, della capacità politica, e comunque rimaneva intangibile rispetto alla nostra capacità di penetrare e di dare adesso rappresentanza. Quel blocco sociale oggi sta qua in questo territorio, è cambiato, guarda noi con attenzione, ma è un pezzo di quell'elettorato che cambia, che è diverso dall'elettorato che è cambiato al sud, perché là ci sono state consegnate altre domande. Allora dobbiamo interpretare questo elettorato, perché è un elettorato che si è modificato, così come sta modificando la nostra militanza. Io credo che in questa sfida ci stia la ridefinizione della nostra militanza, ci stia la ridefinizione anche di alcuni nostri tratti identitari. Allora, avere la possibilità di confrontarci in maniera distesa, non con la paura del misurare le parole per le interpretazioni che adesso vengono date il giorno dopo rispetto ai posizionamenti che ciascuno di noi è chiamato a realizzare dentro le vicende interne al partito, ma insomma di farlo prendendo un respiro, cercando di confrontarci in maniera libera, in maniera responsabile, ma insomma senza avere paura di dove ci porta il confronto. Io credo che sia un contributo importante a questo partito, e quindi ringrazio Gianni perché ha voluto questo momento, e lo ringrazio anche perché dopo la celebrazione congressuale insomma dello scorso dicembre ha voluto mantenere un profilo molto alto dal punto di vista della proposta, dal punto di vista della responsabilità, dal punto di vista anche dell'essere esigente nel dibattito che noi dovevamo e dobbiamo realizzare. Quindi l'occasione di oggi da questo punto di vista è un'occasione propizia, ed è un'occasione che io credo non debba diventare anche qua un episodio della nostra vita di partito. Dobbiamo recuperare la capacità di discutere nel partito senza aver la paura dei condizionamenti che prima richiamavo, ma dobbiamo anche non avere paura che, come dire, aree culturali, sensibilità possano promuovere dentro la vita del nostro partito in un atteggiamento leale, circolazione di idee, confronto, dibattito, capacità di presentare proposte. Credo che sia utile a tutti noi, e un partito che si chiude, io credo che da questo punto di vista è un partito che appunto dentro quel 40,8% non capisce la domanda che ci è stata consegnata. Allora grazie a voi per questo momento di discussione, e grazie anche perché questo momento di discussione, anche per come per la strada che abbiamo alle nostre spalle, io credo sia indicativo della strada che abbiamo soprattutto di fronte a noi, perché abbiamo l'esigenza di mantenere un dibattito forte nel nostro partito, di affrontare i punti e i temi che richiamavo prima, di un partito importante non solo in Italia ma in Europa, a cui sono assegnate grandi responsabilità in Europa anche rispetto alle questioni che oggi sono in discussione. Insomma, Stefano è qua presente, è qua davanti, insomma ci siamo più volte confrontati sul contributo che noi possiamo dare ad un cambiamento di prospettiva dell'Europa,
e ci sta tanto dal nostro lavoro, il lavoro che dovremmo realizzare, perché quel documento di ieri che poi uno legge come un bicchiere mezzo vuoto, un bicchiere mezzo pieno, non lo so che bicchiere, è un bicchiere però, e sta a noi poi, come dire, l'impegno di come decliniamo quelle parole, di come teniamo alta la nostra capacità di essere incidenti per dare la prospettiva a quel documento, verso cosa lo indirizziamo, verso come cambiamo il paese, verso i passaggi importanti che noi abbiamo di fronte, stiamo cambiando la Costituzione. Qualche volta io, insomma, mi sento da questo punto di vista tremare davvero i polsi a chi come me, insomma, insieme a tanti altri per fortuna, altrimenti sarebbe molto da preoccuparsi. Oggi ha responsabilità in Parlamento, insomma, è stato dato questo compito, abbiamo raccolto l'esito di un dibattito, di un confronto molto lungo nel nostro Paese, stiamo cambiando la Costituzione, stiamo modificando il sistema, l'architettura istituzionale, stiamo modificando funzioni, compiti, modalità di composizione del Senato, stiamo ridefinendo la partita del titolo quinto. Ecco, allora lo dobbiamo fare con un dibattito che deve essere libero. Dentro questo dibattito, anche dentro come stiamo in questi passaggi, sta il senso dell'essere comunità politica, perché c'è un momento in cui il confronto e l'autonomia deve confrontarsi con la responsabilità della decisione, altrimenti non siamo un partito, siamo un'altra cosa, e però lo dobbiamo fare, come dire, cercando di mantenere alto il livello del nostro confronto e non immaginando che questo confronto si declina solamente su un piano, diciamo così, di richiamo a elementi disciplinari. Non è questo il tema. Il tema è come siamo dentro, come siamo partito, come possiamo declinare il nostro dibattito, l'autonomia delle posizioni dentro una comune responsabilità, che è la responsabilità che abbiamo di fronte a noi. E questo io credo, ed è l'ultimo ringraziamento che voglio fare, credo che questo atteggiamento è l'atteggiamento che in questi mesi dentro il Partito Democratico abbiamo cercato di costruire con fatica e grazie anche alla responsabilità di chi, parlo in bersanese, non ha vinto il congresso, che almeno siamo, diciamo, non di chi l'ha perso, di chi non ha vinto il congresso, cioè grazie alla responsabilità di chi poteva immaginare di assumere una bandiera differente, ma che invece ha raccolto la sfida che abbiamo di fronte noi, che è una sfida che ha necessità di pluralità, ha necessità di confronto, ha necessità di dibattito, ha necessità di essere esigenti gli uni con gli altri, ha la necessità appunto di essere un grande partito, che non è il partito del pensiero unico, ma è il partito del dibattito, del confronto, dentro sì, questo sì, una comune appartenenza e una comune responsabilità. Quindi grazie di questa occasione, io mi scuso se a un certo punto dovrò andare, ma ho una responsabilità che mi è stata affidata, cioè devo fare il testimone di nozze del sindaco della mia città e quindi insomma se manco io quello non si sposa, ci sto pensando se non andarci, però insomma, anche perché poi si sposa con la mia segretaria quando facevo il sindaco, quindi ho fatto anche, come dice Orfini, io sono portato a mettere insieme, in questo caso abbiamo messo insieme, speriamo che la miscela funzioni. Quindi grazie a tutti voi, buon lavoro e soprattutto che questa giornata sia una giornata positiva per le cose che metterà dentro la benzina del Partito Democratico. Ne abbiamo bisogno perché abbiamo tanta strada da fare. Buon lavoro.